Verso ad Alessandro e Grazia Carlo. Thomas, nel frattempo sta girando il foglio con le presenze e chiedo di far proseguire la sua corsa fino a che ritorni ad Antonio. E al termine di Thomas illustro poi come procedere dopo, al termine delle relazioni. Sì, grazie, grazie Marco, e grazie a tutti voi che siete qua. Come si è servito? Il mio coach è televisivo. No, io in realtà non parlerò del mio testo, insomma, che avrete il modo di, se avete voglia di scaricare, di leggere, dove ripercorro, diciamo, tutto il processo di integrazione, perché non funziona e perché non è riformabile e così via, perché mi auguro che almeno qua dentro siamo tutti abbastanza d'accordo sulla natura strutturalmente neoliberista e irriformabile dell'Unione Europea, insomma, quindi non è il caso di spiegarlo, insomma, mi auguro che siamo tutti d'accordo, comunque se qualcuno non lo è poi se ne potrà discutere in un'altra sede, quindi mi concentrerò su... Abbiamo firmato il manifesto, ma non si sa mai, sperando di non soprappormi troppo con la relazione di Mimmo, anche io mi concentrerò un po' sulla fase, però diciamo concentrandomi sulla fase dal punto di vista della questione europea. E, allora, il primo punto che vorrei sottolineare è che stiamo entrando, secondo me, in una fase nuova, ci siamo entrati da un po', ma sta diventando sempre più evidente, in cui è ormai palese, diciamo, l'incompatibilità tra l'ordinamento europeo e la capacità dei governi, in particolare del governo italiano, di mantenere il consenso politico e sociale, che dipende ovviamente dalla capacità dell'economia di generare livelli standard minimi di benessere materiale. Siamo cioè in una situazione in cui, a prescindere dall'orientamento ideologico dell'esecutivo, chiunque si trova al governo in Italia è inevitabilmente costretto al conflitto con l'Unione Europea. E in un certo senso questo è anche il paradosso che sta anche più della Lega, a mio avviso, cioè da un lato la base storica della Lega, quindi le industrie del nord, tutto sommato all'interno di questo sistema ci stanno abbastanza bene perché sono integrati comunque all'interno della filiera tedesca, e dall'altro c'è una maggioranza sociale che le cui domande non possono essere evase all'interno della cornice europea. E questo dimostra anche, diciamo, la spaccatura in due, non solo della base sociale della Lega, ma dell'Italia stessa, cioè c'è un blocco, una parte del paese che è integrata nel sistema europeo e nel mercato unico, e c'è un'altra parte del paese, un'altra metà del paese, che ha bisogni invece antitetici a quel blocco lì, ha bisogno di investimenti, di spesa pubblica, di politica industriale e così via, tutte cose che non si possono realizzare, diciamo, in maniera efficace all'interno dei vincoli europei. Quindi questa, diciamo, questa spaccatura sempre più evidente del paese è qualcosa su cui bisogna ragionare molto attentamente nell'ottica, diciamo, di una critica radicale dell'Unione Europea. Credo anche che l'autonomia regionale, il progetto delle autonomie regionali della Lega, vada inquadrato anche in questo contesto. Cioè, credo che parte del progetto è quello di scaricare la responsabilità del sottosviluppo cronico di queste regioni su quelle stesse regioni, piuttosto che su problemi strutturali. Cioè, oltre che ovviamente essere la realizzazione di un progetto di lunga data della Lega, alla faccia del fatto che Salvini rappresenterebbe un'assoluta novità rispetto alla storia della Lega, non mi sembra assolutamente così, visto che al primo punto la Lega mette quello che è sempre stato il progetto storico della Lega, cioè quella dell'autonomia regionale. Ma credo che sia anche un modo, diciamo, appunto, per in parte risolvere la contraddizione che dicevo prima. Io ho sentito Salvini dire in televisione: sta alle regioni del sud a tirare fuori il loro genio, la loro bravura, per prendere i fondi europei. Com'è che potete svilupparvi voi diventando bravi quanto siamo noi a prendere i fondi europei? È evidente che c'è un tentativo di, come dire, responsabilizzazione della crisi sulle spalle di delle regioni più svantaggiate. Questo mi sembra evidente, e questo è qualcosa su cui credo che la Lega vada seriamente incalzata, anche perché rendiamoci conto che la
la regionalizzazione dell'Europa e dei singoli stati europei è una delle architravi del progetto di integrazione europea, che si è che in un certo senso ha portato avanti un progetto di desovranizzazione degli stati duplice, un processo di desovranizzazione dall'alto, che è quello più evidente, in cui tu trasferisci tutta una serie di competenze statali e nazionali, organismi sovranazionali, ma si svolge anche attraverso un processo di desovranizzazione verso il basso, cioè attraverso il trasferimento di competenze, di prerogative nazionali alle regioni, che poi a quel punto si interfacceranno direttamente con l'Unione Europea per cercare di attrarre fondi in competizione con le altre regioni, bypassando quindi lo Stato centrale. Quindi rendiamoci conto che il progetto di autonomia regionale e di regionalizzazione della Liga è perfettamente compatibile e integrato con quello che è il progetto di integrazione europea, e questo è qualcosa su cui credo che bisogna riflettere seriamente, soprattutto alla luce dell'idea che molti hanno che questo governo sia, rappresenti veramente, abbia una sincera volontà di mettersi in conflitto con quella che è l'architettura generale dell'Unione Europea. E quindi questo ovviamente pone un altro punto, cioè come relazionarsi nei confronti di questo governo, non tanto in generale ma appunto sulla questione europea. Sembra evidente che di fronte a una plausibile e sicura, credo, apolizzazione del conflitto tra Italia e Unione Europea, da un lato non credo che si possa non schierarsi tatticamente con il governo nel momento in cui pone la questione dell'insostenibilità dei vincoli, dall'altro bisogna incalzare in particolare la Lega e smascherare quello che è il suo sostanziale gattopardismo su questo tema, credo. Lo stesso discorso vale per i 5 Stelle, cioè 5 Stelle sembrano aver imboccato una strada del tutto suicida dal punto di vista della questione europea, cioè il progetto, nella misura in cui c'è una strategia di 5 Stelle che è tutto da vedere, sembra quello di presentarsi come il partito della responsabilità, in particolare della responsabilità fiscale, in opposizione all'avventurismo o comunque all'irresponsabilità di Salvini, che vorrebbe sfidare i vincoli. Ecco, è chiaro che se pensano di fare opposizione a Salvini con questa, su questo terreno qua, mi sembra evidente che si avviano all'estinzione. Quindi nella misura in cui pensiamo che i 5 Stelle possano rappresentare una forza con cui dialogare, allora si pone la domanda di come possiamo esercitare una pressione sul movimento, sul partito, per spingerlo su posizioni più affini alla nostra su questioni, su varie questioni, a partire dalla questione europea. Un altro punto è la crescente consapevolezza diffusa nella popolazione della natura antidemocratica dell'attuale assetto europeo. Cioè è ormai sempre più evidente anche per le masse popolari il fatto che Mattarella, il MEF e altre istituti, la Banca d'Italia, rispondono a logiche, a interessi, a centri di comando che sono di fatto extranazionali. Quindi c'è una crescente consapevolezza del fatto che esiste uno Stato nello Stato, che è totalmente autonomo rispetto al Parlamento e in parte al governo stesso, e questa consapevolezza diffusa rappresenta comunque una novità interessante. Le ultime elezioni, tra l'altro le ultime elezioni europee, credo che abbiano certificato e convinto anche i più dubbiosi dell'assoluta irriformabilità dell'Unione Europea. Io credo che una delle cose più criticabili di questo esecutivo sia quello che per lungo tempo hanno cavalcato l'antieuropeismo, l'euroscetticismo diffuso e fatta proprio un'opposizione radicale all'Unione Europea e all'euro, e poi una volta salita al potere, soprattutto nell'ultimo anno, per un anno ce l'hanno menata con l'idea che andremo in Europa a cambiare tutto. Ora io è un anno praticamente che litigo con la mia suocera leghista su questo punto, un anno che lei mi dice no, vedrai che questa volta sarà diverso, andremo lì e spaccheremo tutto, e adesso anche la mia suocera è costretta ad ammettere che si è trattato un po' di una presa per il culo, cioè nonostante in un singolo paese, nella fattispecie l'Italia, un partito come la Lega, che ha certe posizioni, abbia trionfato, l'Italia si ritrova più debole e isolata che mai in Europa. Questo non è per l'incapacità diplomatica del governo o perché il governo non sa far valere le ragioni dell'Italia, come dicono il PD e le varie propaggini di quell'area politica lì, ma è perché l'architettura stessa
europea impedisce qualunque forma, qualunque alleanza di questo tipo, in primis ovviamente per l'eterogeneità del, dello scenario europeo. Cioè, qui diciamo delle cose ovvie, ma non solo parliamo lingue diverse, ma abbiamo valori, costumi, pratiche sociali, istituzionali e così via, che sono molto diversi tra loro, ma soprattutto abbiamo modelli economici e di sviluppo diversi. E quindi, come dire, la crisi che vive l'Italia non è la crisi che vivono altri paesi, la situazione che vive l'Italia non la vivono in altri paesi, gli interessi dei lavoratori italiani, come dire, non so, oggettivamente non sono gli interessi dei lavoratori tedeschi, non nel breve termine almeno. Quindi credo che questo è ancora più assurdo, secondo me, quella forma di internazionalismo rovescio, in un certo senso, della sinistra ormai pratica da anni, per cui non si intende l'internazionalismo come qualcosa di una pratica attiva, per cui ci si pone il problema di prendere il potere e poi eventualmente di esercitare solidarietà nei confronti dei lavoratori di altri paesi, ma si pratica una forma di internazionalismo passivo, per cui si spera nella solidarietà dei lavoratori degli altri paesi per poter ottenere qualcosa in patria. Insomma, questa mi sembra, diciamo, una strategia folle. E c'è un altro punto, cioè, ovvero che a prescindere da quanto detto, l'Unione Europea impedisce anche forme di solidarietà anche tra quei paesi che potrebbero avere interessi comuni. Pensiamo per esempio alle regioni della periferia del Mediterraneo, che effettivamente, diciamo, come dire, soffrono una crisi sociale ed occupazionale molto più grave di quella dei paesi del nord. Ma per come è strutturata l'Unione Europea, anche tra questi paesi qua non è possibile formare delle alleanze, e la ragione è che non abbiamo a che fare con paesi liberi, che sono liberi di decidere con chi allearsi, ma sono paesi che sono tutti sotto ricatto. E questo credo che si capisca perché i paesi dell'Eurogruppo oggi sono tutti compatti contro l'Italia, perché a prescindere dall'orientamento dei singoli governi, la ragione è che tutti sanno che schierarsi con l'Italia oggi potrebbe voler dire trovarsi nella condizione dell'Italia domani, o potrebbe comunque voler dire essere puniti per aver sfidato il consenso generale. E quindi è lo spazio europeo stesso che impedisce l'emergere di alleanze controegemoniche di qualunque tipo. E un altro punto, e qui insomma, vado verso la conclusione, perché come dicevo volevo essere breve, un altro punto di cui dobbiamo necessariamente tenere conto è che oggi ci avviamo verso un'Europa ancora più a destra, tra virgolette, diciamo, proprio a destra dal punto di vista economico di prima. Lo stesso Parlamento europeo di fatto si sposta a destra, visto che la grande coalizione centrodestra-centrosinistra sarà costretta a inglobare il gruppo ultra-austeritario dei liberali, o dei verdi, che sono comunque, come dire, sulle questioni economiche del tutto affini. E quindi a questo si aggiunge il fatto che il processo di integrazione, comunque sta un processo di integrazione autoritario dell'Unione Europea, comunque sta andando avanti. Cioè, oggi è seriamente al varo la proposta di creare un bilancio specifico per l'Eurozona, il cui esborso dei fondi sarà esplicitamente soggetto all'implementazione delle famose riforme strutturali e delle politiche di austerità. E quindi si va verso il definitivo trasferimento delle politiche economiche dal livello nazionale al livello europeo, cioè anche quel minimo di autonomia quasi inesistente che c'era almeno a livello formale andrà a perdersi. Quindi questa è la direzione in cui ci muoviamo a livello europeo, e questo non potrà che acutizzare le tensioni e le contraddizioni tra i bisogni delle masse e l'architettura europea. Contraddizioni che andranno a acutizzarsi anche in altri paesi, non solo in Italia. Cioè, una delle più grandi bugie della stampa dei media mainstream è quello secondo cui solo l'Italia oggi starebbe vivendo una situazione di crisi, invece tutti gli altri paesi dell'Europa se la passano alla grande. Ovviamente non è affatto così, anzi ci sono i paesi della periferia del Mediterraneo, hanno tutti tassi di disoccupazione altissimi, vivono tutti fenomeni di immigrazione di massa, soprattutto di giovani, verso l'estero, quindi la crisi è assolutamente diffusa. Detto questo, è altrettanto vero che l'unica pratica internazionalista credo che possiamo praticare noi in questa fase è quella di ovviamente stringere alleanze con gruppi, movimenti, partiti che la pensano come noi, che esistono anche in questi paesi. Detto questo, sono
non so se questo sia, diciamo, un motivo di consolazione, insomma, si dice no, comune mezzo gaudio, cioè, come dire, anche negli altri paesi la sinistra, diciamo, la sinistra socialista non se la passa, non se la passa assolutamente bene. E tutti, diciamo, i movimenti con cui abbiamo contatti, quindi, diciamo, il movimento della Wagenacht, il movimento in parte Mélenchon, in parte il movimento di Kuzmanovic che è uscito dalla France Insoumise proprio, diciamo, in rottura con la posizione del partito sulla questione europea e su altre questioni, sono tutti movimenti che sono estremamente, estremamente deboli. Quindi, come sottolineava Wolfgang Streck in un recente articolo sul fallimento delle sinistre europee, diciamo, la situazione è drammatica un po' ovunque. E dice Streck, una delle ragioni principali è che a dieci, ormai a più di 10 anni della crisi, buona parte dei movimenti, dei partiti di sinistra ancora non è riuscita a trovare una posizione chiara e netta sulla questione dell'Unione Europea. Questo non è ovviamente l'unico motivo per la crisi delle sinistre, ma a detta di Streck, e io lo condivido, è senz'altro uno dei motivi principali della crisi che stanno vivendo tutte le sinistre a livello europeo, diciamo. Quindi c'è la necessità di ripensare tutte le categorie, e quindi il lavoro che stiamo facendo noi in Italia è un lavoro che stanno facendo anche altri compagni all'estero, cioè la necessità di ripensare modelli, pratiche e così via che la sinistra porta avanti da decenni, qualcosa, è un problema che si stanno ponendo un po' tutti, e tutti sono consapevoli che comunque si tratta di un processo abbastanza lungo. E, insomma, io per ora mi fermerei qua, diciamo, questo secondo me è un po' lo scenario in cui ci troviamo, uno scenario molto interessante. Allora, l'ultimo punto, direi che a livello geopolitico anche la situazione è molto interessante, cioè noi vediamo per la prima volta in 30 anni il modello globalista che è in crisi non solo a livello europeo, come dire, viste le contraddizioni economiche, sociali e politiche che quel modello sta generando, ma è in crisi a livello internazionale. Cioè il modello globalista per cui c'era un centro di comando mondiale, che erano gli Stati Uniti, e tutta una serie di istituzioni alle sue dipendenze, Fondo Monetario, Banca Mondiale e così via, che di fatto erano in grado di imporre il loro volere in qualunque paese del mondo, perché, diciamo, dagli anni, come dire, dagli anni 80, in particolare dagli anni 90 in poi, così è stato. Oggi è evidente che quel modello lì è presente. Cioè queste istituzioni, gli stessi Stati Uniti, non hanno più la capacità di plasmare in maniera autonoma qualunque paese e qualunque regione del mondo a loro immagine e somiglianza, e ovviamente non lo possono più fare perché è emerso un polo di potere, un polo ideologico e un'idea di organizzazione degli spazi regionali e mondiali che è radicalmente alternativo a quello del cosiddetto Washington Consensus, che è ovviamente l'Asia, l'Asia in generale, direi, non solo la Cina, per quanto la Cina ovviamente gioca un ruolo egemonico in Asia. E questo, come dire, a sentire la stampa mainstream, sarebbe la ragione per cui dobbiamo unirci, no, in un blocco imperialista europeo per contrastare queste enormi superpotenze. Io credo che in realtà possa essere un'opportunità per seguire una strada radicalmente alternativa. Cioè, per la prima volta c'è la possibilità, secondo me, di liberarsi dal gioco anche, diciamo, di certe potenze che hanno fatto il bello e il cattivo tempo anche in Italia, perché, come dire, quel polo di potere lì è sempre più debole, ed emergono alternative a livello mondiale, che vuol dire non vuol dire abbracciare, dover scegliere tra un modello e un altro modello, ma vuol dire che c'è un maggiore margine di manovra, credo, per chi voglia recuperare sovranità all'interno del contesto europeo. Grazie.